cantanti, allora, tre cantanti per chiudere, poi la premiazione finale. Sì. Allora, il nostro Zac Efron Domingo, come abbiamo cominciato, finiamo con i tre cantanti. E che voce, e che voce. Grazie, questo Canticchio. Bambino. Bisogna portarlo in TV, Occhetti, anche sì. Lui, anche, no, anche a Canticchio bisogna portarlo in TV. Sono d'accordo. Lo studieremo. Ti do il mio microfono. All I Want for Christmas di Mariah Carey. E che canzone? All I Want for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. On the fireplace, Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you. Isaac 12. Allora io direi, visto che c'è la premiazione, abbiamo le ultime due canzoni, abbiamo finito, sei qua con noi, eh? Sei qua con noi. Chiamiamo anche altre due ragazze sul palco che poi canteranno le due canzoni finali. 10 minuti e abbiamo finito, state con noi. Esattamente. Allora, voi dovete sapere che come Sette Gold abbiamo mandato in onda una trasmissione durante da settembre fino a oggi, dalla Fondazione Ospedalete, che si chiamava
che si chiama Girotondo. All'interno di questa trasmissione, nel corso della quale erano presenti dei medici, dei nutrizionisti e anche dei neuropsicologi e psichiatri molto importanti, anche come Paolo Crepè, c'era anche un contest musicale. Vi dirà meglio il presidente della Fondazione Ospedalette, perché questa sera faremo la premiazione della canzone vincitrice. Chiamo sul palco il presidente della Fondazione Ospedalette, Bruno Lulani, che vi prego di accogliere con un applauso. Una battuta finale su questa. Certo, come ha ricordato Ketty, abbiamo voluto, visto che noi ci occupiamo di bambini e di ragazzi, che i ragazzi fossero protagonisti di questa trasmissione e quindi abbiamo pensato a questo contest. Lo abbiamo dedicato a un ragazzo che amava la musica, che purtroppo ci ha lasciato recentemente, Jean Formiga, e chiedo per lui un applauso perché è stato lui l'ispiratore. Sì. E abbiamo chiesto agli alunni del Saluzzo Piana, agli studenti di Saluzzo Piana, di partecipare. Abbiamo visto una partecipazione importante e molto qualificata. E stasera, visto che è finito il percorso di questo spettacolo, ci sarà la premiazione. Quindi io adesso chiamo sul palco tutti gli alunni del Saluzzo Plana che hanno partecipato. Presidente, chiamiamo prima il professore. Certo, no, insieme al professore. Pesce. Insieme al professore. Perché senza di lui non saremmo riusciti assolutamente a mettere in piedi questo contest. Grazie, professore. Certamente, è stato l'ispiratore di questa cosa, li ha seguiti, li ha coordinati questo percorso, li coordina sempre anche durante le lezioni, evidentemente questo è il suo mestiere. E colgo l'occasione per cedere il microfono per un attimo, se vuol dire qualcosa, poi lo riprendo e dirò il vincitore. Diciamo chi ha partecipato, perché lo dico dopo. Li facciamo salire intanto. Grazie per aver partecipato al nostro contest. Vabbè, allora musicale. Dico adesso i nomi, li avrei detti dopo, li lascio salire tutti. Allora, sono Irene Perosino, Eugenio Gianola, Jean Song, Alice Viola, Andra Schifano, Samuele Sparaco, Maria Luisa Berto, Biagio e Alice, The Lockdown, Elisa Bompani, Mas Blu, Evelyn Bracco e Vincenzo Sciacchitano. Un applauso perché hanno partecipato con passione. Però come sempre uno solo vince, però prima di dire il vincitore vorrei cedere il microfono, come dicevo prima, al professore, perché ci dica qualcosa, se è contento di questa nostra iniziativa e possiamo allargarla in qualche maniera, coinvolgere in altri momenti della nostra attività della Fondazione il vostro istituto, è fatto di giovani, e si parla di canzoni, oggi ne abbiamo sentite tantissime e ci piacerebbe continuare collaborazione con voi. Sì, così. Intanto ringrazio la Fondazione Ospedalette, ringrazio Telecity 7 Gold, che ti procedo, che è stato il nostro anello di congiunzione. E noi siamo stati felicissimi di partecipare, rispondo subito sì, noi saremo pronti di nuovo a partecipare, magari lo allarghiamo anche a altre scuole, così diventa un contest. Noi abbiamo fatto un po' le cavie, diciamo, da questo punto di vista. Esattamente. E voglio dire una cosa molto importante, che è questa: i nostri ragazzi vivono di musica dal mattino alla sera, fanno musica sempre, facciamo concerti, quindi la musica in qualche modo li ha salvati, li ha aiutati a superare il momento di questa pandemia che ci ha afflitto per 2 anni, ma li ha aiutati anche a elaborare il lutto di Jean Formiga, che era loro compagno di scuola, era loro rappresentante di istituto. Quindi lui, per esempio, ha scritto un pezzo proprio intitolato Jean Song per quel motivo. Quindi questo modo di partecipare è stato anche non soltanto bello dal punto di vista musicale, ma bello dal punto di vista umano, perché Jean è ancora con noi adesso, in questo momento. Quindi bravi. E tu ti iscriverai al musicale, ricordati. Chiudono loro, professore. Adesso stai sul palco. No, ho detto solo che si deve iscrivere al liceo musicale. A lui, musicale. Anche loro due, adesso l'ascolterai. Ma loro sono più grandi, mi sa che fanno già la scuola superiore. Lui invece è piccolo. Premiamo. Va bene, io premiamo. Sai però sul palco quando, con i ragazzi, quando canto le ultime due ragazze?
Allora, okay. Purtroppo vince sempre solo uno solo e quindi gli altri si dovranno accontentare di avere partecipato. Io ho sentito tutte le vostre canzoni, mi sono piaciute moltissimo, non avrei saputo scegliere, però noi avevamo una giuria importante che era cappeggiata dal nostro concittadino, perché pur essendo un dirigente di Rai 1 Rai è un cittadino onorario di Alessandria, Gian Maurizio Foderaro, che insieme ad alcuni suoi colleghi ha rappresentato la giuria, che ha identificato come vincitore Alice e Viola. Alice e Viola hanno vinto loro, venite avanti. Eccola qua, che tu sei? Alice, ma anche Alice. Viola non c'è perché ha avuto un concerto. Certo, perché ha un concerto e allora è venuta solamente. Avete visto, è un concerto quanto allora, Presidente, diciamo che cosa ha vinto? Allora, infatti io volevo leggervi la lettera che ha scritto Gian Maurizio Foderaro, la leggo così capite a cosa andate incontro. Care Alice e Viola, complimenti per aver vinto il contest musicale che la Fondazione Ospedale di Alessandria ha deciso di dedicare al compianto Jean Formiga. La vostra attitudine canora è risultata la migliore rispetto alle altre proposte che ci sono pervenute, tutte però di alto livello. Il premio va riservato è la promozione e la visibilità del vostro brano sulle piattaforme social e radiofoniche di Radio Rai, tutta italiana. Nello specifico il vostro video verrà inserito sui canali social e digital di Radio Rai tutta italiana. Inoltre è prevista un'intervista e la programmazione del vostro pezzo sia sui social che in radio. Nelle prossime settimane sarete contattate dalla segreteria della Fondazione Ospedalette per concordare l'organizzazione delle varie messe in onda. Tanta roba, bravi. Questo è il premio. Grazie Presidente. Sono molto contenta e emozionata, è emozionata. Sì, molto. Presidente, Presidente, allora dobbiamo chiudere con le due ragazze, quei ragazzi rimangono sul palco, anche professore, chiudiamo con tutte e due canzoni. Sì. Diciamo però l'ultima cosa, ce l'abbiamo fatta o non ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto i 50.000 euro. L'ospedaletto, grazie a tutti quanti voi, ce l'abbiamo fatta. Ecco, devo dire che partendo dal 15 di novembre, quindi con tutti gli acquisti che sono stati fatti nei 50 e più negozi della città di Alessandria, ma anche in alcune città capozona, ma grazie anche a un ultimo importantissimo contributo di un'azienda alessandrina, che è la ditta Metlac di Bosco Marengo, siamo riusciti non solo a raggiungere, ma anche a superare. Per cui vi anticipo che il supero andrà a finanziare quello che è il secondo progetto del 2022 della Fondazione Ospedalette, che è un ecografo di quarta, diciamo molto tecnologico, di un costo significativamente più importante di questo, ma che parte avvantaggiato perché parte da una base che è legata bene a tutto quello che tutti voi avete fatto insieme alla ditta. Abbiamo vinto Metro. Tutti. Allora, Presidente, lei rimane sul palco perché noi chiudiamo insieme al professore e insieme posso alla nostra Annabelle le ultime due canzoni insieme a voi, canta insieme ai ragazzi in mezzo lì Annabelle. Sì. Allora Annabelle Minella, penultimo brano, poi chiuderemo con la nostra Monica. Vai Annabelle insieme ai ragazzi premiati. From New Hampshire.
Monica Bautista, Monica. Chiudere Vai, il nostro Monica, chiudere. Lungo pomeriggio insieme e poi ci salutiamo. Base, come dici?
professore, tre nuovi allievi. Tre nuovi allievi. Grazie. Grazie, grazie davvero. Scusate, abbiamo fatto tenere tanto. Brava Monica. Allora, il presidente Lulani consegna il premio. Noi siamo arrivati al termine. Sono state 4 ore e 2 mesi di preparazione. Facciamo di corsa. Facciamo anche un applauso a Chetti, anche a Chetti Venere, che ha organizzato praticamente tutto questo ambaradan. È bello, guardavamo già gli articoli sui social, superato l'obiettivo, è stato un cuore grande così. È stato lungo, è stato faticoso, grazie al service. Grazie a tutti grazie i volontari, tutti. Perché sono stati grazie a loro che ha lavorato dietro, per le chiusure, per la scaletta, sono stati davvero a straordinari. Tutti. Anche a Monica della Protezione Simona, Civile. Simona della Protezione Civile. Gli amici grazie di Castello. Cuore. Grazie a tutti. E abbiamo grazie alla vinto. Fondazione Ospedaletto, ovviamente. Grazie a tutti e buon Natale. Buon Natale. Grazie ancora. Ciao. Ci vediamo prossimo anno.